siamo in un sistema di bicameralismo paritario, per cui ciò che Camera e Senato trovano in doppia conforme diventa legge dello Stato. Ora, questo non è ancora successo perché la Camera ha fatto delle modifiche, poi trattandosi di una legge costituzionale ci vogliono 4 letture, ma il fatto che Camera e Senato dicano siamo d'accordo su qualcosa non è che improvvisamente può essere buttato via, perché altrimenti diamo la sensazione al Paese che quando la Camera e il Senato votano è un atto superficiale, è un atto che non conta. Invece una votazione... Ma la minoranza del partito lo capirà questo ragionamento? Ma non è che bisogna... No, non se ne va nessuno. La minoranza del partito io credo che sia perfettamente a conoscenza dei meccanismi, dei regolamenti. Poi noi ovviamente aspettiamo anche di sapere esattamente quale sia la decisione del Presidente Grasso col massimo rispetto per la sua autorità e per quella che sarà la sua decisione. Ma il principio generale, come sappiamo, è quello. Dopodiché... La minoranza pone dei problemi e pone delle richieste, come aveva già fatto per la legge elettorale. Anche per la legge elettorale furono ampiamente accolte le osservazioni della minoranza, ma non fu sufficiente. Speriamo che questa volta non sia così. Grazie.